Cari e meno cari concittadini dei cittadini amicali per gli amici, cari, anche quest'anno è finito e la giunta congiunta di Mafiopoli, come tutti gli anni, vuole augurarvi e malaugurarvi i propri auguri per l'anno che se ne va. Grazie, prego, tornerò, boom boom. È con grande onore che introduco il discorso annuale ed è con grande onore che il mio pensiero che rivolgo a tutti quelli che non possono essere qui con noi, rapiti da uno stato giustizialista e condannati nelle diverse carceri a dover ascoltare dietro le sbarre i botti degli altri, che è la peggior condanna. Chissà con Bum Bagarella come gli prudono le mani, o peggio ancora i nostri compari rapiti da una politica giustizialista che li costringe ad ascoltare i botti degli altri alla buvette del Parlamento. Chissà a Cuffaro come gli prudo il cannolo. Rubo l'ultimo minuto per augurarvi un anno pieno di collusioni, di compromessi, di pittoresche intimidazioni, coscienze prostituite e panelle ben cotte. Grazie, prego, tornerò, boom boom. Ladies and gentlemen, Mr. President Giulio Cavalli. Mafiopolitani, a nome di tutta la giunta congiunta vi porto i saluti di tutti gli indispensabili consiglieri tipici mafiopolitani. L'assessore all'illusionismo per l'acqua, il segretario degli affari dei segretari, la commissione di distrazione alla sorveglianza, il consigliere delegato alla bonifica delle cimici da parchi e soprattutto uffici e abitazioni, l'assessore alla viabilità delle informazioni riservate, la commissione al bilancio e al rilancio del bilancio, l'assessore alla privatizzazione dell'informazione dei contributi pubblici alla sanità privata, il consulente esperto dell'immagine antimafia, la commissione ammazza processi, il giudice azzecca processi, l'ecologista in sabbia rifiuti, la commissione ritarda le cose e una dozzina di succhi a pallotta del consulente Candoli e dietro tutta una sciarada di parenti degli amici sugli amici. È con grande gioia, letizia e mestizia che ci prepariamo a questo anno, fatto di impegni, ma soprattutto di pegni, per una Mafiopoli più giusta, democraticamente liberale, a tratti un po' monarchica, sul finire andantino un po' commossa. Per una Mafiopoli davvero a misura d'uomo, a misura del nostro uomo, a misura delle misure del nostro uomo. Per una Mafiopoli del nostro uomo, per favore. Elimineremo tutte le tasse tassistiche di questo Stato statalista. L'IVA, l'EDIA, la CIA, l'IRPEF, l'IRAP, il PDF e soprattutto anche l'ARCICE. Basta con queste cose interminabili. I nostri nuovi consulenti a domicilio preleveranno direttamente il dovuto dalle vostre saccocce. Grazie, prego, tenerò. Boom, boom. Più acqua per tutti. Basta con questi rigagnoli tristi dei nostri bidet entro i nostri semolini. Il nostro assessore Rabdomante risolverà l'emergenza idrica e idrofobica. Per una Mafiopoli contenta, sorridente, più che sorridente, soprarridente, quasi sorprendente, così umidamente felice da sembrare quasi bagnata. Basta con queste complicazioni burocratiche delle leggi ad personam. Se c'è una persona democraticamente eletta è giusto che faccia le leggi in nome della democrazia democraticamente elettrice e in nome del Dio della democrazia, del nostro popolo, di una città a misura del nostro uomo che poi alla fine è il nostro Dio democraticamente. Boom, boom. Basta con questa vergogna dei pentiti, pentiti di qua, pentiti di là. E allora, prima gli albanesi, poi i rumeni, adesso i pentiti, questa libera circolazione di pentiti contraffatti provenienti dalla Cina sta rovinando la nostra economia. Basta con questa chiesa giustizialista. E poi è arrivato anche il sedicesimo, non è neanche arrivato sul podio. Che questa Chiesa si preoccupi di redimere i peccati e non di stare lì a stuvare i peccatori. A proposito di scopo, basta con questi magistrati tutti con la bava alla bocca, questi magistrati
che si preoccupano delle cose serie, questi magistrati, dico, prendere le vecchie che scippano gli fingeri, arrotondare le ronde di sicurezza e farsi le pugnette mentre origliano le telefonate del nostro uomo a misura d'uomo, che è il nostro Dio, del nostro uomo, della Repubblica a misura d'uomo bagnata, del Dio della Valletta di Mafia. Basta con la vergogna del carcere duro, a proposito di pugnetta. Ma perché questi stronzi dei Greenpeace dicono che non smettono di preoccuparsi delle balene, non vengono qui un attimo dei nostri familiari, a Lucio Antone, che poi dico Lucio Antone con questo nome qui, Lucio Antone sembra un c'è, sembra una cosa, chiamatelo che ne so, chiamatelo Residence Cielo Azzurro, chiamatelo Palermo Libera. E poi volevamo fare noi della giunta, congiunta di Mafiopoli, il botto di Natale, quel regalo lì che non ti aspetti, quello che cambia la storia dei sussidiari di storia a scuola, quelle cose lì belle, tipo la Coca-Cola, ma un altro Stato, più potente e più mafiopolitano di noi, che qui congiunto di noi, ci ha superato. Ebbene sì, da sindaco ammetto la sconfitta politica. Boom. Nel nostro stesso emisfero, in provincia d'Italia, il 22 dicembre il Senato italiano, irraggiungibile, il Senato irraggiungibile di quella nazione a forma di scarpa, a forma d'Italia, ha approvato la legge 201 del 22 dicembre 2008 che dice che dà la possibilità alle stazioni appaltanti di affidare lavori con un importo compreso tra i 100.000 e i 500.000 euro senza ricorrere a gare, bandi, controlli formali e soprattutto senza certificato antimafia. Una legge che neanche noi saremmo riusciti a scrivere. Dico neanche Andreotti, tutto nudo, sniffato, dopo una gangbang con la sua corrente, avrebbe potuto architettare un pacco d'oro così per gli amici degli amici. E allora noi mafio pilotati deponiamo le armi per questo anno, in attesa di stappare le bottiglie che abbiamo di là, sono le bottiglie che avevano avanzato lo piccolo quando li hanno presi. Per l'anno nuovo, per un anno nuovo, d'uomo, uovo a misura del nostro uomo, alla Montecitorio.